Abbiamo concluso la seconda giornata di lavori sulla legge che ci doveva aiutare a superare l'impugnativa del governo. Abbiamo visto in questa seduta come il centrodestra, proponendo all'Aula degli emendamenti secondo loro importanti, che in realtà sono tutte parole, concetti già contenuti nella bellissima legge 5, quella di tutela dell'acqua, proposta dai comitati, dai consigli comunali che ci hanno spinto a fare questa legge importante del consiglio regionale. Ebbene, il centrodestra si è messo lì a riproporre tutti questi emendamenti, passando come quelle verginelli che ci vogliono dare i concetti puri sull'acqua. In realtà è semplicemente un ostruzionismo mascherato. Abbiamo visto interventi da parte di tutti i capigruppo di centrodestra, anche parlando non soltanto del tema acqua, addirittura si è parlato di sanità, di Cotra. Insomma, questo atteggiamento che noi non condividiamo, proprio perché questa doveva essere una legge veloce per mettere a tacere il governo su un'impugnativa su piccole parti della legge e concentrarsi poi su quella che era la legge di istituzione degli ABI, gli ambiti di bacino idrografico, che è il vero tema, è l'applicazione della legge 5, la legge di tutela, questa legge bellissima, di concettuale, che dà criteri importanti. Ecco, oggi ci siamo trovati quindi con un'aula che ha finito i propri lavori, diciamo così, esaminando pochissimi emendamenti, e quindi siamo stati riconvocati il giorno 29 di settembre alle ore 11 e vi prego di partecipare a quel consiglio regionale. Partecipare significa mettere pressione su queste persone, guardare con i propri occhi quello che stanno facendo realmente, per poter rendersi conto di cosa sta succedendo e per mettere il famoso fiato sul collo anche a queste persone e magari aiutarci a portare a casa questa legge nel minor tempo possibile e così procedere sull'altro tema che appunto è quello fondamentale, che è quello degli ambiti dei bacini. Vi aspetto quindi il giorno 29 settembre, che è un martedì, a partire dalle 11 ci troverete qui in regione a combattere contro questo ostruzionismo mascherato da perbenismo. Grazie.